Ciao a tutti e a tutti, allora sono tornato con questo nuovo video che, come avrete letto dal titolo, è un video tag. Oggi ho deciso di portarvi l'Harry Potter tag, siccome io sono un grandissimo fan di Harry Potter. E lo avrete già capito perché io, vabbè, a parte il fatto che sclero sempre se mi seguite sui social e mi vedete ovunque, che ogni 2x3 pubblico tipo con collegamenti a Harry Potter, o comunque avrete capito tutto quanto dal mio fantastico super tatuaggio, ho deciso di portarvi un Harry Potter tag che mi avete chiesto in tantissimi. Prima di iniziare ovviamente saluto tre di voi che mi hanno chiesto di essere salutati nell'ultimo Luxmas. Vi ricordo che se anche voi volete essere salutati basterà commentare con l'hashtag Luxmas, ho scritto salutami e il vostro nome. E oggi appunto saluto Alessia Onida, Michela Cristiano e per ultima Valentina Locini. Un bacione a tutte e tre. E nulla, quindi iniziamo. La prima domanda è: il tuo libro preferito? Il mio libro preferito è L'Ordine della Fenice, perché è uno dei libri più belli, secondo me, quello più pieno ed è quello che racconta più cose. Mi piace tantissimo com'è la storia, tutto quanto, il fatto che si aggiungano personaggi e un po' di tutto, anche perché comunque è stato uno dei libri che mi ha preso di più. Il tuo film preferito? Come film preferito ovviamente anche L'Ordine della Fenice. Nel film veramente mi piace davvero tutto, come nel libro. Appunto, come ho spiegato, ci sono cose nuove, ci sono colpi di scena, momenti tristi, momenti in cui veramente sei lì tipo perché? Parte dei libri, film che vi hanno fatto piangere. Io ho pianto 3 volte. La prima è stata quando è morto Sirius. Mi sentivo il cuore a pezzi, non lo so, proprio il momento in cui senti poi la musichetta anche sottofondo che ti trasporta, ti trascina. E tante altre cose mi hanno veramente commosso. Infatti quello lì credo che sia veramente uno dei momenti più strazianti del film. E oltre a quello c'è stata anche la morte di Silente, che veramente anche quella proprio mi ha ucciso. Mi distrugge quando alzano tutte la bacchetta. Anzi, ce l'ho anche la bacchetta. A quella di Newt Scamander, ed è la mia primissima bacchetta. Quindi stavo dicendo che il momento più straziante è anche quello di Silente quando purtroppo muore, e quel momento in cui alzano tutti la bacchettina così e tu sei lì. L'ultima parte che mi ha fatto piangere è quando Piton estrae il suo pensiero, cioè nel senso non è che lo estrae, lui piangendo dice di raccogliere le lacrime e di metterle nel pensatoio, e quando Harry le vede, vi giuro ragazzi, è stata veramente una cosa assurda. Io veramente ci rimango sempre male, perché tuttora ogni tanto su Facebook o comunque in giro dai social gira questo video e ogni volta lo rivedo, ogni volta mi commuovo, cioè mi fa star male, perché dico cavolo, lui sembrava così cattivo, lui sembrava così antipatico, che voleva solo male a Harry, invece alla fine si rivela che lui, grazie a lui, hanno fatto tante cose. E quindi veramente Piton infatti è una persona che stimo tantissimo. Personaggio preferito? Il mio personaggio preferito, per molti potrebbe sembrare una cosa, Dio ma cosa, è Draco. Cioè Draco Malfoy è il mio personaggio preferito, perché secondo me lui dimostra di essere cattivo, ma in realtà è una brava persona. Per me Draco è uno dei personaggi, secondo me, più strani e che veramente fanno capire che purtroppo c'è tanta gente che per stare dietro a qualcuno, in questo caso suo padre, diventano cattivi o comunque aggressivi nei confronti degli altri. Quale sarebbe il tuo patronus? Il mio patronus, facendo il test su Pottermore, era il gatto, un gatto, e infatti sono un sacco contento perché se avete visto Luxmas precedente vi ho presentato il mio gattino Teo, e per me quello è il mio patronus. In quale casa finiresti? Allora, qui ovviamente ho fatto il test su Pottermore e per ben 3 volte sono uscito Grifondoro. Esattamente, io sono Grifondoro, l'ho fatto 3 volte il test e 3 volte è uscito Grifondoro, perché ogni volta perdevo la password e l'ho rifatto un sacco di volte, e nonostante io rispondessi sempre sinceramente, ogni volta dicevo boh, ma secondo me stavolta mi smistano in quest'altra casa, invece no, uscivo sempre Grifondoro, quindi sono Grifondoro proprio nel cuore. Se potessi incontrare un membro del cast, quale sarebbe? Qui non saprei se incontrare tipo Tom Felton, appunto perché comunque interpretava Draco, e per fare quel personaggio ci vuole davvero tanto, o se incontrare appunto Daniel Radcliffe, perché mi piacciono entrambi come personaggi e comunque come attori, quindi non lo so, forse uno tra questi due. E come ultima domanda è: quanto significa Harry Potter per te? Come ho già detto nel video del tatuaggio, per me significa davvero tantissimo Harry Potter, dato che comunque ha segnato una parte della mia adolescenza e una piccola parte della mia infanzia davvero molto importante. Purtroppo io fin da piccolino non ho avuto mai tanti amici, perché venivo preso in giro, avevo un po' di problemi, e magari di questo ve ne parlerò meglio in un altro video. Però appunto, dato il fatto che non avevo tanti amici, non mi trovavo tanto bene con tutti quanti, tendevo ad estraniarmi, e guardando Harry Potter appunto vedevo questa amicizia che c'era tra i 3 ragazzi, che sono appunto Harry, Hermione e Ron. Sognavo di un giorno di trovare persone speciali come loro,
e alla fine queste persone sono arrivate e, come ho detto appunto nel video del tatuaggio, al mio fianco adesso ho persone vere, amici veri, e ne sono davvero contento. Appunto per questo è veramente importante per me Harry Potter. Poi comunque a me è sempre piaciuta la magia, e diciamo la verità che chi non sogna da piccolino di avere dei poteri per fare qualcosa? Cioè, io ho sempre sognato di avere una bacchetta, che è arrivata tardissimo, e tanta gente molte volte mi dice: ma Luciano, ma tu segui Harry Potter, non sei un po' troppo grande? Babbano, semplicemente babbano. Perché io... mannaggia! Io sono un alunno di Hogwarts, ho la magia, io sono un mago. Il problema è che non posso dimostrarvi di avere la magia, perché non si fanno le magie al di fuori di Hogwarts. Boom bitch! E niente, quindi questo video finisce qui. Spero davvero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia strappato un sorriso, semplicemente vi abbia tenuto compagnia. E se è stato così, fate diventare quel pollice blu, commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei miei looks mas. Condividete il video con tutti i vostri amici. Qui sotto vi lascio sempre tutti i social dove, se volete, potete seguirmi. E vi mando un bacione fortissimo, e noi ci rivediamo domani al prossimo Luxmas. E ora farò un incantesimo per farvi dimenticare di tutto questo, quello che vi ho detto, che sono un mago, tutte queste cose. Oblivion. E comunque è Leviosa, non Leviosa. Ciao, voglio bene.